ragazze che sono arrivate da Malta per far parte di questo scambio culturale di questo istituto. Date a loro un benvenuto. Ok, faremo qualche domanda chiaramente in inglese perché loro parlano inglese, così voi avrete modo di esercitarvi a parlare questa madrelingua. Qualche domanda? Alessio. What are your names? I am Denise and she's Andrea. Qualche altra domanda? Luana. How old are you? I'm 18 and she's 17. Poi faremo altre domande più tardi. Adesso, visto che loro aiuteranno voi a realizzare questo vostro progetto, chiaramente in inglese dandovi un aiuto anche con la lingua, date un benvenuto, vedete un po' di conoscervi. Ok, ragazzi, dai, fate conoscenza. Ok, ragazze, adesso basta perché dobbiamo fare un compito. In termini ambientali, che il progresso tecnologico ci chiede Because there wasn't a better place to build it. Ma chi è?
Marcella, ma dove sei? Io sono Arianna. Ma non lo so, sono davanti a una chiesa, ma mi sono persa, non lo so. Ma non c'è nessuno, chiedi a qualcuno. Adesso chiedo a sì, signore, ciao. Ma dove mi trovo? Ma dove siete sempre? Dove fate la croce, fate la croce. Questa chiesa non l'ho mai vista. Adesso nella vecchia chiesa qui hanno salvato solamente il portale. Ma dove sto? Aria, dove sta? A beautiful church dedicated to San Francesco, but now there is only the old door. What a pity. Ale. Alessia. Io ad Alessia della rappresentazione teatrale di Stranissima. Ale, cosa strani, quando sono anche le Ale, ma il teatro era proprio bello prima. Ma tu guarda, non sai che fine ha fatto il nostro povero teatro? Ale, cosa abbiamo la bambina in più? But many years ago it was a court of justice. Ma io non so, sono davanti l'ingresso della villa. Ma qua è tutto bello, è tutto diverso. Mi sembra che mi sono persa, non ci capisco niente. Vabbè, ci sentiamo dopo. Sono l'ingresso della villa è questo. È il pieno posto di ricostruzione, speriamo che ritornino agli splendori originali. Non ce l'avamo, ma adesso tocca a noi. È il titolo di un sogno, del mio sogno, e vuole essere un monito per chi non ha saputo tutelare i nostri patrimoni artistici e un'indicazione per le nuove generazioni, affinché si impegnino a salvaguardare ciò che il tempo ci ha consegnato. Ho rivisto com'era la mia terra, prima che l'eccessiva tecnologia, usata in forme prorompenti ed a volte distruttive, cancellasse le nostre radici. Vorrei dare ai giovani una possibilità in più di vivere il presente, non solo ricordando il passato, ma consegnandogli rivalutate storie, tradizioni ed ambiente.
vento, forza.